diciamo, intervenire su questo. L'isolamento termico, si può intervenire nell'intercappedine che è quasi sempre vuota nelle case vecchie, quindi intervenendo con per esempio cellulosa o altri prodotti non polistirolo, insomma, che non è sostenibile, e con comunque dei prodotti sfusi che vengono versati per riempire l'intercappedine. Oppure un intervento di facciata, che è un più oneroso, però sicuramente è anche molto risolutivo, che è il rivestimento a cappotto. No? Quindi il rivestimento a cappotto significa mettere tutto l'isolamento di cui abbiamo bisogno all'esterno della casa e poi rintonacare. Ecco, e quindi si riveste la casa completamente come un cappotto, come aver messo il cappotto. Ovviamente prima delle pareti è bene vedere le dispersioni dal tetto, perché buona parte delle perdite di calore sono attraverso il tetto. Insomma, ci sono tante cose da vedere, e poi l'impiantistica. Ecco, diciamo che dovendo fare una graduatoria, io credo che ci sia l'isolamento delle finestre e delle pareti, gli impianti, quindi la caldaia, diciamo mettere una caldaia più nuova possibile, perché chiaramente le caldaie attuali a metano sono molto efficienti, e diciamo come ultima cosa i pannelli fotovoltaici, ecco, che diciamo nella graduatoria è quando uno ha tutto, poi alla fine può pensare al fotovoltaico, ma ecco, non lo metterei davanti, perché prima ci sono altre cose, anche perché diciamo poi i consumi diretti di energia elettrica non sono così alti, insomma, no? Noi spendiamo di più per il riscaldamento, insomma.